Nuova ondata di stabilizzazioni in arrivo in ASPE ospedali. Dopo l'approvazione della legge di bilancio nazionale che ha esteso i benefici del decreto Madia a medici, operatori sanitari e tecnico-professionali che hanno maturato 3 anni di anzianità di servizio entro il dicembre 2019 devono essere assunti dalle aziende per cui lavorano senza ulteriori selezioni entro il 2022. Oggi l'assessorato alla salute, recependo la legge, ha emanato una circolare per i manager di ASPI ospedali, chiedendo di eseguire una puntuale analitica ricognizione e prescrivendo che all'esito di questa verifica le aziende e gli enti dovranno tempestivamente procedere alla stabilizzazione, coerentemente a quanto previsto dai propri piani di fabbisogno del personale. La circolare è a firma dell'assessore Ruggero Razza, del dirigente generale del Dipartimento Economico Finanziario Mario La Rocca, del dirigente Antonella Di Stefano. Viene sottolineato che il termine per maturare l'anzianità necessaria alla stabilizzazione è stato posticipato dal 31 dicembre 2019, ma limitatamente al personale medico, tecnico, professionale, infermieristico, dirigenziale e non. Per tutte le altre tipologie di precari, il limite per il requisito di anzianità resta il 31 dicembre 2017, ma il diritto alla stabilizzazione è stato ampliato a tutti i dirigenti. Ma resta il nodo dei concorsi già banditi da molte aziende siciliane che hanno già messo in palio i posti che in teoria spetterebbero ai precari. Questo non vale per le procedure già avviate, con bando scaduto e commissioni già istituite prima dell'entrata in vigore della legge di bilancio 2020, che non potranno essere annullate né bypassate dalle stabilizzazioni.